Il libro, quello di carta, quello che si sfoglia, quello che ci accompagna durante un viaggio o per un'attesa snervante. Ebbene, il libro è in buona salute in Europa e negli States, ma anche in Italia, dove i piccoli e medi editori continuano a crescere secondo i dati Nielsen elaborati per l'Associazione Italiana Editori. Il 2017 conferma l'uscita del mercato editoriale dalla crisi. Il calcolo riguarda sia il fatturato nelle librerie tradizionali online, senza Amazon, ad esclusione della grande distribuzione, sia il numero di copie di carta vendute nei primi 10 mesi dell'anno. I campi o generi che vanno meglio sono il filone ragazzi e bambini, la fiction straniera e la manualistica, seppur in difficoltà. Diminuiscono invece le guide, i libri da cucina, i vademecum 12,9% delle copie vendute e la saggistica con il 13,7%, settori in cui dominano i minori. Un altro dato incoraggiante arriva invece dalla crescita del numero delle case editrici, dal discreto andamento degli ebook e soprattutto dall'aumento della vendita dei diritti, nonché dalla maggior capacità degli editori di cavarsela nei mercati internazionali. E alla piccola ripresa dell'editoria ha dato una grossa mano anche il bonus cultura per i neo maggiorenni. Il MIUR festeggia i 18enni regalandogli 500 euro da poter investire in varie attività culturali come libri, cinema e musica. Da novembre dello scorso anno al 30 novembre del 2017, i ragazzi nati nel 1998 e nel 1999 che hanno usufruito del bonus cultura sono stati circa 600.000 e hanno speso oltre 163 milioni di euro. Secondo quanto ha rivelato il Ministero dei Beni Culturali, i prodotti che si sono acquistati di più sono stati proprio i libri. Il bonus si potrà ancora utilizzare per acquisti entro il 31 dicembre e molto ci si aspetta dai regali natalizi.